Rimaniamo nella politica, cerchiamo di capire meglio quello che è successo per quello che riguarda la manovra del governo. Lo facciamo da un punto di osservazione antipodico rispetto al governo, che è quello dell'onorevole Emanuele Fiano, Partito Democratico. Emanuele Fiano, onorevole Fiano, buongiorno. Buongiorno. E grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Io è la prima volta col piacere di averla ospite, ma ieri quando hanno fatto il suo nome in modo trasversale hanno applaudito, perché la ritengono una persona di estrema cortesia e di grande simpatia. Grazie, troppo gentile. No, forse abbiamo un'idea così distorta dei politici, no? Anche, no? C'è tutta una letteratura che ormai dall'anticasta in su vi disegna con questo profilo brutto, cupo, invece poi... Siete persone normalissime. Basta che i politici nella loro vita dimostrino il contrario e verranno apprezzati. Dipende dal comportamento di ognuno di noi. Esatto, in ogni settore. Ecco, onorevole Fiano, io l'ho detto la prima volta, sono sicuro di fare ricorso alla sua onestà intellettuale. Questa manovra, se rimaniamo ai titoli della stampa di regime, quella di centrosinistra dice assolutamente no, quella di centrodestra giubila dicendo evviva, assolutamente sì. Ci sono aspetti positivi o è tutta negativa questa manovra? Quali sono le cose che più sono state strumentalizzate in sede di presentazione da parte del centrodestra e della stampa di centrodestra, secondo lei? Beh, intanto, vista la gentilezza con la quale mi ha accolto, mi consento una correzione. La stampa di destra, non tutta, perché la Padania oggi apre criticando la manovra e dicendosi pronta a una manovra ter. E non è poca la cosa. Padania non è un organo di stampa di destra, è l'organo di stampa della Lega, onorevole. Sì, ma nel senso l'organo di stampa del principale alleato di Berlusconi, cioè del partito che l'altro giorno ad Arcore per sette ore sembrava aver pattuito con Berlusconi un cambiamento decisivo della manovra, per esempio riportando un po' di soldi ai comuni, rinunciando al taglio dei piccoli comuni, eccetera eccetera, critica oggi il nuovo prodotto di quell'incontro. Ma diciamo così, a giudicare dagli enti internazionali e dai mercati la manovra non va bene. Come sa, lo spread con la Germania è ritornato in queste ore sopra i 300 punti ed è un termometro europeo che dà la misura della credibilità delle manovre economiche dei paesi che dovrebbero riportare i conti in bilancio. Cioè, se le manovre sono credibili, cioè se i mercati pensano che effettivamente le misure proposte riporteranno i conti in pareggio, in genere lo spread tra Italia e Germania scende, perché vuol dire che l'Italia riporterà i conti in pareggio, quindi potrà restituire il denaro che gli viene prestato tramite BOT e CCT. Poi c'è il giudizio della Banca d'Italia, che dice manovra recessiva, tra l'altro rischio recessione, tra l'altro Berlusconi pare avrebbe annunciato che incontrerà il governatore Draghi probabilmente in queste ore. Poi c'è il giudizio della Ragioneria di Stato, che dice, interpellata anche peraltro dal sottosegretario Letta, mancano 5 miliardi, non noccioline, 5 miliardi, 10 mila miliardi di vecchie lire, cioè tra la manovra 1 e la manovra 2 si sono persi 5 miliardi, quasi il 10% della manovra, che grosso modo ha un saldo di 45 miliardi. Poi c'è l'opinione politica di noi che la critichiamo. Questa manovra è passata dall'avere una ripartizione tra tagli della politica, tagli ai ricchi e rinnovata lotta all'evasione fiscale, è rimasta pochissimo taglio dei costi della politica, perché il taglio delle province è da vedere, perché è un disegno di legge che chissà quando ci sarà, chissà quando sarà approvato, chissà cosa contemplerà. Taglio dei parlamentari, sul quale noi siamo d'accordo, va bene, però comunque anche quello deve arrivare con un altro disegno di legge. Il contributo di solidarietà, cioè quella manovra che andava a colpire non solo coloro che hanno un reddito da lavoro dipendente, che quindi hanno una trattenuta alla fonte, ma che colpiva tutti i tipi di redditi sopra una certa soglia, quindi anche quelli del lavoro autonomo e non tassati alla fonte, è stato abolito, è rimasto, giusto? Questo è giusto che sia rimasto per i parlamentari. All'ultimo momento, con un emendamento, si scopre che il contributo di solidarietà rimane solo per i dipendenti statali, per esempio i magistrati che superino 90.000 euro di reddito. Ma questo è palesemente, secondo noi, non solo secondo noi, incostituzionale. Perché solo i dipendenti statali? Perché non un altro privato che guadagna più di 90.000 euro non dovrebbe dare il suo contributo di solidarietà? E quindi mi pare che la manovra sia
sostanzialmente peggiorata, oltre, potrei fare molti punti in elenco, ma insomma ne aggiungo uno, oltre a questo molto discusso provvedimento sulle pensioni, che colpirebbe chi ha riscattato gli anni di laurea e chi ha possibilità di utilizzare l'anno di militare che ha fatto in servizio presso lo Stato. E anche qui si stanno aprendo ovviamente migliaia di proteste, perché ci sono persone che hanno pagato fior fior di migliaia di euro per riscattare la laurea, e quindi non si capisce neanche se questa norma sarebbe costituzionale. Mi pare che il quadro sia molto molto negativo e anche molto incerto sulle prossime ore, cioè su quale sarà effettivamente l'insieme degli emendamenti del governo che verranno presentati in queste ore al Senato. Sì, mi sembra che voglio dire, è personale la considerazione, ma arricchita da elementi che secondo me hanno anche una loro inconfutabilità da un punto di vista proprio della presentazione. Fiano, ripeto, poi vive anche di un consenso, la domanda adesso è più generale, ci mancherebbe altro. Si cercano, anche l'amica Deborah Serracchiani quest'estate in Umbria dice, ma il problema nostro poi, sai, è sempre quello di individuare, essendo il primo partito d'Italia, una figura veramente leader per poterla candidare come primo ministro alle prossime politiche. Lei di quale corrente fa parte? Per me sarebbe già pronto, ci mancherebbe altro, però lei è un bersaniano, veltroniano, che cosa ci presenti meglio? Sì. Ma io sono, diciamo, esponente dell'area democratica, cioè ho appoggiato Franceschini quando era candidato in contrapposizione a Bersani, era insieme a Veltroni. Che ha scritto un libro bellissimo da capo, sì. Una battuta, gli ho detto continui a scrivere, che è bravissimo, ha detto quindi lascio la politica, dico alterni le due cose, però si spenda di più alla letteratura, che è bellissimo, anche perché la letteratura ha bisogno di fuori classe, è molto bello quel libro. E adesso l'area che noi rappresentavamo al congresso, che si contrappose a quella di Bersani che ha vinto il congresso, c'era Bersani, c'era Franceschini e c'era Ignazio Marino, e l'area Franceschini poi si è separata, diciamo, da Veltroni, e l'area Franceschini in questo momento è, insieme a Bersani, costituisce la maggioranza, alleato con Bersani la maggioranza che regge il partito. Io ho un incarico nazionale. Sì, no, è una figura importante, voglio dire, ho detto. Mi auguro, questa mia premessa così edulcorata per dire, mi auguro che i giovani possano trovare, lei, Serracchiani, Martina, poi si entra nell'ambito del giudizio personale, lei mi piace molto di più di Martina, dico, possano trovare la strada adeguata anche per impormi. Il caso Penati non glielo chiedo perché lì ci sono aspetti. No, chieda pure. Ma è personale però, Fiano, se lei è onesto, Penati no, cioè, che c'entriamo io e lei, voglio dire. Credo che la politica... No, ma io credo che i politici debbano parlare delle regole, poi i casi personali, certo, appunto. Li analizza la magistratura, e mi auguro che Penati possa dimostrare tutta la sua innocenza. Il problema è che i partiti e i personaggi pubblici dei partiti devono assumere comportamenti eticamente irreprensibili. Poi guardi, Miccoli Marco, che è il segretario romano del PD, sì, persona verso la quale io ho una personale simpatia, e se lo dico io ci sta perché vengo da una storia che non è distante, di più è sideralmente lontana da Marco. Sì. Però ha fatto una proposta straordinaria, spero che l'accettino in seno al partito. Sì. Le prossime cene delle grandi campagne elettorali dovranno essere i partecipanti alle cene a pagarsi la cena. Perché se continuano i politici a dover pagare queste adunate oceaniche e da caravanserraglio, il convivio costa tanto. Mi ha ricordato una battuta di Occhetto, con tutta la simpatia o meno che si può avere per Occhetto. Occhetto è stato uomo e soprattutto politico di un certo spessore. Detto questo, si può essere d'accordo o meno con lui e col suo pensiero. Certo. Però disse una cosa meravigliosa una sera, parlando di Craxi. Disse, Craxi era un uomo di sinistra. Si immagini come si esacerbò, si infuocò la discussione, e poi lui riportò alla compostezza dicendo, fatemi spiegare. Mi accorsi che era un uomo veramente di sinistra quando gli dissi, Bettino, proviamoci, mettiamoci insieme. Erano 89, 88, 89. Cerchiamo di fare il grande partito di centrosinistra, la grande coalizione di centrosinistra. Se vinciamo, per la prima volta ci sarà un governo di centrosinistra. Ha detto, nei suoi occhi ho letto entusiasmo, amore. Un secondo dopo ho rivisto nello stesso sguardo però il politico che mi diceva, Achille, il cuore mi dice di venire, la testa no, il mio è un partito che costa 17 miliardi al mese, se io salto un giro di governo
ho finito il Partito Socialista. Era così condizionante, così determinante la questione economica, che poi da lì a poco sappiamo tutti, scoppiò la Tangentopoli, l'opera più incompiuta, più assurda della nostra storia. Detto questo, io la saluto considerando, facendo un'ulteriore considerazione che facevo anche ieri con un altro ospite politico. La politica, io credo che ci sono brave persone in politica e lei mi sembra una di queste. Forse i cittadini dovrebbero iniziare a ricollocarsi come categoria in un livello superiore. Quando io sento dire i politici non vogliono perdere i privilegi, i calciatori scioperano e non vogliono perdere i privilegi, ma le categorie si chiudono in enclave e si difendono, dovrebbero essere i cittadini ad iniziare un ruolo che per tradizione, per storia, per letteratura gli appartiene. Io sono convinto che tra di voi, lei forse in primis, ci sono ragazzi su cui dovremmo investire con tanto, non so, con entusiasmo, comunque con fiducia per un futuro migliore. E spero che in questo paese si inizino ad affrontare anche temi diversi, fanculo i vecchi, insomma, stacchiamoci dalla politica degli Stati Uniti, in Libia è un attacco al potere, non c'è rivoluzione popolare, le sappiamo, lei è talmente intelligente, ci prendiamo in giro, non era Breivik in Norvegia da sola aver fatto quella macelleria messicana. Ecco, io spero che un giorno si possa ritrovare a discutere di cose così universali da poter davvero riacquistare un entusiasmo che forse non c'è mai stato. Onorevole, era la prima volta e a me ha fatto un gran piacere averla ospite. Grazie a lei. Grazie di cuore. Grazie all'onorevole Emanuele Fiano.